Di nuovo a Bressa Velessa, eccoci qui, ecco le tre domande di oggi. Guardatelo qui il torrione, il grattacielo che svetta in Piazza Vittoria. Quanto è alto circa? 45 metri, 50 metri oppure 57 metri? E attenzione, Ellicinsì in dialetto bresciano, che cos'è? È il mignolo, un piccolo bar, osteria per passare un po' di tempo con gli amici con un bicchiere di vino, oppure è il laghetto? E la croce del Re Desiderio, bellissimo, un tesoro per Brescia, dove è collocata? Nella chiesa di Santa Maria in Solario, oppure nella chiesa di San Salvatore, o ancora nella chiesa di San Zeno al Foro? Chi lo sa, rimanga qui lo stesso, tra poco facciamo queste domande e vediamo un po' i bresciani che ne sanno. A tra poco, grazie. G2-3 Bressa, bellezza, me sola principessa. Tu che parla bene, ma nessuno che mai conosco. Bressa, bellezza, me sola leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu. Boh, allora, qui che c'è uno studente, un lavoratore, un operaio, un imprenditore intelligente, che fa lei? Fai tu, sei giovane. Sì, sono ancora abbastanza giovane. Io faccio organizzazione eventi ed uffici stampa. Ah, beh, insomma, cose importanti, eh. Importantissime. Sfagonate di migliaia di euro. Sì, quelle cose in inglese. Che? Social media manager. Dove? Qua. Roba legale. Legale. Quanto è alto il torrione, che è il grattacielo di Piazza Vittoria, secondo te? È alto circa 45 metri, circa 50 o circa 57 metri? Non vale andarla a misurarlo, eh? Circa 57, secondo me. Bravo, come fai a saperlo? Perché lo sapevo. Hai tirato il metro. È risaputo. Ma così a occhio 50? 50, a metà dici? Sì. Ma io direi 50. Oh, guardate qua, c'è Giacomo, vero? Sì. Giacomo, tu di che ti occupi? Io sono educatore. Ah, che c'è bisogno di tanta educazione. Chi educhi? I ragazzi, gli adolescenti. Beh, ma dovresti educare pure me, sono un adolescente ancora, va. È Ellicinsì, in dialetto bresciano. Tu conosci il dialetto? Un po'. Ellicinsì, in dialetto bresciano, che cos'è? È il mignolo, il piccolo bar osteria oppure è il laghetto? Per me piccolo bar osteria. Questa proprio non la so. Immagino che sia il piccolo bar, però non ho. Non è un termine che conosco, onestamente. Mi pare desueto, non l'ho mai sentito. Il piccolo bar osteria. Ah sì, perché tu frequenti Ellicinsì? Ovviamente, solo dove però mi danno il Clinto. Che è il Clinto? Non sa cos'è il Clinto. Il Clinto, sì. È un vino rosso famosissimo. Sostemio, io non. Mi spiace. Ellicinsì. Ellicinsì danno al Clinto. Abbiamo avvicinato la signora Monica. Monica, lei di che si occupa, signora Monica? Io sono un tecnico, diciamo, informatico. Non era molto convinta sull'informatico. Lavoro per un'azienda di telefonia di cui non si può fare il nome, immagino. Quindi stiamo sul generico. Sul generico, sì, benissimo. Dove si trova la croce del Re Desiderio, un tesoro bellissimo? Nella chiesa di Santa Maria in Solario, nella chiesa di San Salvatore o nella chiesa di San Zeno al Foro? No, si trova nella chiesa di Santa Maria in Solario, all'interno del museo di Santa Giulia. Beh, nella chiesa di San Salvatore. Nella chiesa di San Salvatore, penso. Le risposte, eccolo qui, il torrione, il grattacielo di Piazza Vittoria, davvero una volta era uno tra i più alti in Italia. E quanto è alto? È alto circa 57 metri. È Ellicinsì, guardatelo quanto è bello il nostro Ellicinsì. Che cos'è? Un piccolo bar, un'osteria, tante volte magari nelle periferie delle città o in campagna. E dove si trova la croce del Re Desiderio? L'avrete visitata sicuramente anche voi. Si trova nella chiesa di Santa Maria in Solario, nel complesso monumentale di Santa Giulia. Se non l'avete ancora visitata, fatelo, perché ne vale davvero la pena. Grazie per la vostra compagnia, arrivederci alla prossima, ciao!